Terzo appuntamento del campionato italiano rally e terza vettura diversa a conquistare la vittoria finale. A Rally Targa Florio è stato Paolo Andreucci in coppia con Anna Andreucci a salire sul gradino più alto del podio con la nuova Peugeot 208 Turbo 16 di classe R5. Il pilota ufficiale di Peugeot Sport Italia ha duellato in buona parte della gara con Gian Domenico Basso e la Ford Fiesta R5 alimentata GPL. Il colpo di reni è arrivato sul finire della prima tappa quando, nella corta prova cittadina di Collesano, Andreucci ha distanziato di 4 secondi e 9 il rivale, chiudendo la giornata con 15 secondi di margine ben amministrati nelle ultime speciali di sabato. Da quel momento Basso ha pensato ai punti del secondo posto, guardandosi le spalle dall'entusiasmante sfida per il terzo posto del podio. Questo duello ha premiato Andrea Nucita, il 24enne siciliano che corre con la Peugeot 207, che ha vinto la sfida staccando di soli 5 decimi Umberto Scandola con la Skoda Fabia Super 2000. Per il campione italiano in carica solo un quarto posto, ma punti importanti che gli permettono di mantenere la prima posizione in campionato. A seguire positivo rientro nel CIR per Simone Campedelli con la Ford Fiesta R5, ottimi tempi parziali e una vittoria in prova alla fine, leggermente rallentato per una penalità pagata al parco assistenza. Dietro di lui protagonisti degli altri campionati italiani, Ivan Ferrarotti Renault Clio ha primeggiato nel produzione, mentre è arrivata per Stefano Albertini la prima vittoria nello Junior con la 208 R2 ufficiale di Peugeot Italia. Rimaniamo in Sicilia a Caltanissetta per il secondo round del campionato italiano velocità montagna. A vincere Christian Merli su Osella PA2000 Honda di gruppo E2B, che ha preceduto di soli 47 centesimi di secondo Simone Fagioli, ricordiamo quest'anno impegnato principalmente nella serie europea. Il trentino Merli, portacolori della V Motorsport, alla sua seconda vittoria consecutiva dopo Erice, ha guadagnato il vantaggio decisivo grazie al miglior tempo nella seconda salita. Si riconferma al terzo posto come Erice Francesco Leogrande su Osella FA30 Zytec di gruppo E2M. Appena arrivato ha messo il suo sigillo in gruppo CN con il quarto posto nell'assoluta il campione in carica Omar Magliona con un altro Osella PA21S. Quinta posizione per il giovane cosentino Domenico Scola, aggressivo con l'Osella PA20 2000 Honda davanti a Vincenzo Conticelli. In gruppo GT, il padovano della Super Challenge Roberto Ragazzi ha portato la sua Ferrari 458 davanti a tutti, complici in gara di un problema alla frizione della Lamborghini Gallardo del diretto rivale Ignazio Cannavò. Sorpresa in gruppo A per Salvatore D'Amico, perfettamente in sintonia con la Renault New Clio, con la quale ha preceduto l'arrembante pilota di casa Roberto Lombardo sulla versione Williams della Clio. Altra bella sorpresa in gruppo N, dove il giovane salernitano Cosimo Rea ha centrato il suo primo successo di categoria.